Mi chiamo Raja Israeli, sono marocchina e ho 30 anni. Sono a Italia dal 4 giugno, ma in questo centro dal 17 agosto 2022. Tutte le gente qui mi aiutano, aiutano anche il mio bimbo. Allora mi sento molto bene. Quando ero in Marocco avevo un lavoro, certo, ero sposata, ma il problema che mi ha spinto di venire qui era i problemi di famiglia, del mio marito. Allora era molto difficile per me e io non volevo mai che mio figlio grande in un posto dove c'è problemi. Volevo che il mio figlio va alla scuola tranquillo, vivere tranquillo, studiare tranquillo, non è tutti i giorni problemi. Sono qui per andare avanti per la mia vita e soprattutto la via della vita di mio figlio. Voglio cambiare, voglio trovare un posto dove posso trovare le cose che mi piacciono, fare un lavoro, una casa mia. Sono campionessa di Marocco, campionessa di Africa, nel 2012 ho anche campionessa del mondo per karate Shotokan. Ho bisogno di fare sport, sì. Ero maestra in Marocco per karate anche, ho due neri. Per il futuro speriamo che io farò qualcosa che mi piace. Voglio fare sport, voglio andare alla scuola per studiare all'università. Sono Luchini Raffaella e sono la responsabile della casa Alma Domus da quando è nata, cioè nel 94. Era una scuola questa qui, era una scuola che inizialmente proprio erano due stanzoni grandi dove c'erano i letti e una cucina ricavata nella stanza centrale. Poi dopo, con l'aiuto della Fondazione Cassa del Risparmio, della Caritas e del Comune, è stata ristrutturata, ampliata e le camere sono state piccolite, sono stati fatti i bagni, è stata fatta la stanza dei volontari, l'ufficio, insomma, e queste cose. E quindi praticamente io ho sempre continuato a seguirla, proprio ormai la sento dentro, me la sento dentro. Sono felice ora, sono felice perché questo posto mi aiuta a andare avanti. Se ero sola, molto male, con bimbo, molto male. Io sono Tonya Kinladi, vengo da Nigeria. Mio figlio si chiama Dominic, da 5 anni. Ma è il migliore futuro per me, anche per mio bimbo. Trovare lavoro, marito, sì, tutto, bene casa. Ora sto cercando lavoro, ho fatto HCCP. Grazie mille. Qui siamo a Santa Maria del Giudice, questo è un contesto di edilizia residenziale pubblica, sono delle villette a schiera che nel 2018 è stato deciso di destinarle all'accoglienza dei soli. Attualmente sono ospitati 8 uomini, nasce da un progetto che si chiama Abitare Supportato in Comune del Comune di Lucca, che indica insieme a una convenzione fatta anche con l'ASL, qui c'è un mix tra persone con vulnerabilità sociale e persone che hanno finito un percorso in una comunità magari di salute mentale oppure anche di dipendenza. Il nostro lavoro è quello di supporto, con l'obiettivo di passare alla fase dell'assistenza fino a un'autonomia. Il nostro sogno è quello di che un giorno qualcheduno prenda una strada di autonomia, si reinserisca nella società e riprenda un cammino. Il nostro compito in pratica è di supportare le persone nel momento della difficoltà e essere anche umanamente vicini. La nostra speranza è quella di che qualcheduno poi, dopo un periodo di sbandamento, perché qui tanti degli ospiti vengono dai dormitori, quelli sociali vengono spesso dai dormitori, che in questo sistema riacquisiscono la loro dignità. La chiave di casa è il simbolo di avere un'identità. Qui ci prendono, è un progetto sperimentale perché qui ci prendono la residenza. Il nostro sogno è quello, come ho detto,
che qualcuno poi alla fine lo troviamo per la strada e ci andremo a prendere un caffè insieme quando avranno la sua casa, la sua residenza. Questo è il sogno.